Ben ritrovate, ben ritrovati al Festival della Statistica e do anche benvenute e benvenuti alle persone che ci stanno ascoltando online. In questo talk parliamo di economia, comunicazione e tecnologia, il ruolo del capitale umano. Abbiamo un compito difficilissimo perché dobbiamo dare un volto umano ai dati, quindi cosa non semplicissima. Oggi viviamo in un contesto storico davvero molto molto frizzante perché i vantaggi dello sviluppo tecnologico sono sotto gli occhi di tutti, sono tangibili e toccano fortemente anche l'economia, da quella locale a quella nazionale fino a europea e poi nel mondo sempre più globalizzato e connesso. E in questa evoluzione la comunicazione ha un ruolo importante, fa parte di questo volto umano e cerchiamo oggi proprio di delinearne i contorni, soprattutto capire come stanno cambiando le competenze in tematiche che fino a pochi anni fa erano, io lo dico sempre, un po' nella stanza dei bottoni, degli addetti ai lavori, che tenevano un po' anche solo nel linguaggio tecnico e nella competenza tecnica l'ambito dell'evoluzione e del racconto della narrazione. Oggi fortunatamente invece appannaggio di più persone attraverso competenze nuove, cerchiamo di capire come stanno evolvendo, quindi qual è questo volto nuovo. E lo facciamo, lo vedete qui con i nostri ospiti. Abbiamo Barbara De Micheli, Head of Social Justice di Fondazione Giacomo Brodolini, benvenuta. Grazie. Abbiamo Alessandro Cascavilla che è un post-dottorato, sta facendo dottorato di ricerca in ambito economico, un futuro economista e, cosa interessante, anche un influencer. Non diciamo e non anticipiamo, ma sta cercando di far coniugare tecnologie e comunicazione anche molto nuove, quindi con canali anche nuovi come Instagram, quindi molto giovani, visivi, con tematiche invece un po' più complesse come l'economia. Abbiamo anche Fabio Biccari, Digital Innovation Consultant, nonché professore di strategie di marketing digitale. Benvenuto Fabio. Grazie, grazie a voi. E vedete, collegato abbiamo Franco Turconi, Managing Director di Accenture, responsabile per l'Health and Public Service. Ciao Franco. Buonasera a tutti. Franco, ciao, comincio Nicoletta. Subito, ciao, comincio subito da te perché l'ho anticipato, i temi odierni del talk sono sfidanti. Siamo state chiamati a riflettere su alcune parole chiave, quelle che hanno identificato in questo talk, per cui economia, comunicazione, tecnologia e hanno un profondo significato nel contesto economico odierno. Come Accenture voi partecipate al G20, in particolare tu partecipi al B20, che è, per chi non lo sapesse, per i capi di Stato che partecipano al G20, c'è tutto un corollario di gruppi di lavoro tecnici. Il B20 è quello dedicato al business, all'imprenditorialità, per cui ti chiedo se riesci a condividerci alcune riflessioni su questo cambiamento legato proprio all'economia, alla tecnologia, ai nuovi ruoli che chiave e ai suggerimenti che potremmo dare ai capi di Stato in vista del G20. Grazie Nicoletta, buongiorno ancora a tutti, mi scuso di non essere lì con voi. Cercherò appunto di condividere al giusto livello, perché poi, come hai introdotto tu, i colleghi, gli amici relatori hanno molto da dire su alcune delle parole che tu hai introdotto. E, come dicevi tu, un po' da questi studi che noi abbiamo condotto per conto del Viventi, che poi appunto determinerà delle policy, delle azioni da introdurre anche a livello governativo un po' per valorizzare questo ruolo del capitale umano nell'ambito imprenditoriale. Noi ci stiamo proiettando appunto in un mondo che viene cosiddetto never normal e parto proprio da una delle tre parole che tu hai identificato, che è quella della tecnologia, che ormai è un requisito al cambiamento. Le persone di tutte le funzioni aziendali hanno a disposizione nuovi e potenti capacità. Noi stiamo assistendo all'innesco di un movimento che parte dal basso, il che non vuol dire che non ha valore oppure è di dettaglio, ma proprio perché secondo noi è in grado di alimentare le strategie di innovazione delle imprese, ottimizzando il proprio lavoro, risolvendo i problemi, anche poi mantenendo l'azienda al passo con le nuove esigenze.
È quello che noi, anche nell'ambito delle discussioni delle task force del B20, abbiamo chiamato la democratizzazione della tecnologia o portata dalla tecnologia, intesa nel senso ovviamente più pervasivo, completo ed ampio. Una survey effettuata rileva che l'88%, scusate, dei dirigenti intervistati ritiene che la democratizzazione della tecnologia stia diventando fondamentale per la capacità di stimolare l'innovazione, in tutta l'organizzazione. Quindi puntare sul talento delle persone è fondamentale, assicurando formazione, sviluppo di nuove competenze e strumenti anche necessari per garantire alle persone la capacità di adattamento. Però bisogna anche fare un passo ulteriore che comporta coraggio, va fatto con sobrietà, con grande umiltà e con grande calma, che è quello anche di iniziare a misurare queste competenze, cioè bisogna iniziare a misurare i talenti, le competenze, l'impatto che le persone hanno su queste organizzazioni come se fossero degli indicatori di business al pari di quelli che le aziende oggi usano per misurare le proprie performance, per presentarsi ai mercati, discutere con gli azionisti e così via. E qui la conseguenza è proprio dall'emergere dei nuovi modelli di lavoro e formazione. Aggiungo che oggi noi parliamo molto di smart working come strumento per garantire la continuità del business delle aziende, ma in realtà ci vorrebbe più consapevolezza. Io aggiungo ancora la parola coraggio sul fatto che questo rappresenta invece un modo per l'azienda e per chi opera in queste organizzazioni per espandere i propri confini, in un modo che a memoria d'uomo rappresenta proprio il più grande cambiamento della forza lavoro degli ultimi tempi. E in questo contesto le persone possono portare con sé il proprio ambiente, la propria esperienza, e i leader possono ripensare proprio lo scopo del lavoro nei diversi luoghi di origine e cogliere l'opportunità di reinventare l'attività secondo questi modelli. L'81% degli intervistati di una di queste survey concorda sul fatto che le organizzazioni più evolute nel settore inizieranno a passare dall'approccio, scusatemi il termine, bring your own device, a un approccio di bring your own environment experience, cioè il dipendente, la persona che porta proprio l'innovazione attraverso il proprio modo di comportamento, di operare, di interagire all'interno delle organizzazioni. E alla base c'è un vero e proprio cambio di paradigma, perché tra l'altro ha molto a che fare con l'area tematica del convegno, perché si tratta di parlare di elementi come la co-creazione, il lavoro di squadra, la combinazione tra il pensiero analitico e quello creativo, lo storytelling, il design thinking e l'esperienza proprio nel modo di lavorare che diventa un perno di questa trasformazione. E tutto questo ovviamente ha come. Franco, grazie. Sì. Torno da te tra poco perché hai Sì, lanciato scusate. alcune parole chiave importanti e voglio chiedere subito il contributo ad Alessandro perché Franco ha parlato di democratizzazione della tecnologia, dell'accesso alle tecnologie come tassello importante anche in contesti come quello di oggi. Questa è una manifestazione dove il ruolo del dato è importantissimo. L'economia, lo dicevamo prima, è stata da tempo. È da tempo comunque la stanza dei bottoni dei grandi economisti che hanno il compito di aiutarci a disegnare gli scenari e a capire, però tu sei anche una figura giovane, aspirante economista che può aiutarci a capire invece il segno dei tempi che cambiano. Franco ha puntato molto l'attenzione sulle competenze e ha accennato al design thinking, ha accennato alla consapevolezza, al coraggio. Queste non sono competenze tecniche. Viene quasi da dire che essere economisti tecnici non è più sufficiente. Alziamo le mani, è importante, le competenze tecniche ci vogliono, ma non bastano più. La tua esperienza personale che cosa ti sta dicendo? Tu, per esempio, che economista sarai? Questa è un'ottima domanda, perché penso che un buon economista debba essere un ottimo compromesso tra un economista tecnico, che un tempo probabilmente era condizione necessaria e sufficiente per essere appunto il meglio per la società, per dare il rapporto alla società, ma secondo me, per come stanno cambiando i tempi, la società con tutte le nuove innovazioni, probabilmente essere economisti tecnici è condizione
necessaria, ma non è più sufficiente. Cioè, l'economista probabilmente deve diventare ciò che in realtà è, ovvero uno scienziato sociale, perché l'economia è una scienza sociale. Perciò non basta solo saper capire tecnicamente e analizzare i problemi complessi, quindi gestire la complessità, ma bisogna anche e soprattutto capire come i cittadini rispondono a determinati cambiamenti, a determinate policy fatte e disegnate da economisti. E quindi è importante che l'economista sappia riconoscere i bias cognitivi, tutta la parte comportamentale delle persone, in modo tale da essere, insomma, oltre a un bravo economista, un bravo comunicatore, in modo tale da massimizzare gli effetti positivi di una potenziale policy, in modo da non distorcere appunto il comportamento che poi ne segue. Hai accennato un tema importante, che è quella della competenza. Franco diceva anche lo storytelling in, esatto, questa economia dell'innovazione è importante. Poi ti chiedo la tua esperienza personale, perché, chiaro, è molto interessante, ve lo accennavo, un influencer in Instagram con oltre 53.000 follower, quindi diciamo che ha un buon seguito, l'economia piace anche ai giovani. Esatto. Fabio, vengo da te sul tema delle competenze, perché tu hai anche un doppio ruolo, hai un doppio cappello, quello di formatore, ma anche quello di accompagnare le aziende nei percorsi di trasformazione digitale, dove quindi in queste tre parole chiave del talk di oggi il tema della tecnologia è importantissimo. Secondo te che cosa sta avvenendo in questa evoluzione di competenze? Si parla tantissimo, lo ha accennato anche Franco, di team multidisciplinari, cross funzionali. È importante avere le competenze tecniche, ma non basta più, bisogna saper lavorare in contesti un po' più ampi. Questo ci stravolge un po', sia nel pre, nella formazione, sia nell'ingresso nel mondo del lavoro, sia poi nel dopo. Non è che raggiunte le competenze il mondo si ferma, nel frattempo va avanti. No, Nicoletta, il problema è che, permettetemi di utilizzare il termine problema, è che purtroppo c'è una necessità che non è colmata dalla struttura che noi abbiamo attualmente sociale. Allora, se parliamo solamente di come funziona l'università e quello che viene insegnato rispetto all'esigenza dell'azienda, sono due mondi completamente che vivono agli antipodi. Infatti ci sono molte aziende che stanno creando le loro accademie interne per poter formare ragazzi in quello di cui loro hanno bisogno. Quindi qui ci rendiamo conto che c'è un problema. I ragazzi arrivano a dover fare dei master e sono stanchi di seguire le costanti lezioni frontali, ma hanno bisogno da subito di iniziare a mettere le mani in pasta sulla tecnologia. Allora, questo è già il primo problema. Allora, bisogna iniziare a portare all'interno della formazione il learning by doing, così come viene chiamato, e quindi i ragazzi devono iniziare a lavorare da subito a progetti concreti. Devono lavorare, le aziende devono... Ora già molte aziende sono... Molte aziende sono già all'interno dell'università, ma non c'è una struttura universitaria, non in tutte naturalmente, che permette però di lavorare su progetti e su tecnologie. Ecco, iniziare a lavorare su progetti sin da subito aiuta i ragazzi a comprendere come funziona il mondo del lavoro. Dall'altra parte, devo dire, io ho vissuto l'esperienza della formazione a distanza, e lavorando con i ragazzi direttamente con strumenti di project management in cloud, lavorando su facendo mettere le mani su programmi di CRM in cloud, lavorando su con videoconferenze, ha aiutato i ragazzi ad apprendere anche come si può lavorare in smart working. Pure, quindi, quando si parla della formazione del lavoro in smart working, non per i giovani, perché devono essere formati, non è vero, perché se si utilizzano i giusti metodi e i giusti strumenti, questo è possibile. Io so di grandi aziende, qui da parte da consulente, che durante il Covid si sono ritrovati con i propri dipendenti a non lavorare con strumenti di project management, e quindi si sono avute proprio quei problemi di riunioni infinite, di perdita delle informazioni e quanto adesso avviene. Quindi c'è bisogno di stradicare totalmente delle logiche, ed è molto complesso. Chiudendo,
Avete parlato di multidisciplinarità, multiculturalità. Ecco, quello è un altro tema fondamentale. Se da una parte andremo sempre più verso il verticale, quindi le persone devono essere sempre più tecniche, dall'altra parte ci sarà bisogno di persone che hanno bisogno di avere una visione a 360 gradi di quello che sta avvenendo sul mercato, perché sennò altrimenti è così rapido e veloce che si perdono per strada. Ti faccio una domanda provocatoria su questo tema, poi arrivo da Barbara. Lo accennava anche Alessandro, il fatto che è fondamentale, soprattutto nel contesto degli studi legati all'economia, alla tecnologia, all'ingegneria, alla matematica, alla scienza, avere assolutamente competenze tecniche, però state dicendo che servono anche altro tipo di competenze, anche per stimolare quell'innovazione dal basso che diceva Franco. Per cui stiamo dicendo ai ragazzi che devono essere un po' strabici, guardare un po' di qua e un po' di là? No, sto dicendo che i ragazzi devono comprendere le loro, e qualcuno li deve aiutare naturalmente a comprendere le loro vere skill. Cioè, non è che per forza tutti quanti dobbiamo essere economisti, non è che per forza tutti quanti dobbiamo apprendere e avere una conoscenza trasversale. Cioè, chi è in grado di affrontare e lavorare in queste conoscenze trasversali e chi invece può essere un perfetto tecnico. Bisogna essere più umili. Allora, nel momento in cui avremo più sicurezza in noi stessi, perché il problema è quello, è che siamo insicuri, perché quindi vogliamo essere per forza come quell'altro. Se invece noi iniziamo a credere in noi, questo cambia, e allora io sarò un perfetto tecnico di HubSpot, CRM o che altro esso sia, sarò bravissimo in quello, poi ci sarà invece quello che ha una visione a 360 gradi che mi guida e mi aiuta ad apprendere anche altro. Poi torniamo però invece sulle competenze più tecniche, perché sono stati accennati, ovviamente siamo al Festival della Statistica, non perdiamo il focus sui dati. Barbara, ti faccio una domanda doverosa. Noi abbiamo qualche anno, per cui possiamo dirlo, io sono contenta di vedere volti femminili, giovani, che seguono queste tematiche. L'economia, così come le altre materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, per anni sono state in mano, tuttora nell'ambito della ricerca, sono in mano agli uomini. Diciamo nella dialettica, e lo dicono finalmente anche i nostri politici, quindi c'è fortemente il messaggio della politica, per stimolare questa contaminazione anche di competenze tecniche e di, chiamiamole soft skill, competenze più umane, c'è comunque bisogno in questo volto umano dell'economia anche del ruolo di genere, che non è solo legato alle competenze, ma anche ai dati e alle informazioni stesse. Ci puoi dare un'idea per farci capire qual è, se non il problema, quantomeno il tema su cui dobbiamo imparare a riflettere? Allora, intanto ti ringrazio per l'invito e ti ringrazio per la domanda. E sicuramente, diciamo, la prima cosa che mi verrebbe da dire agli statistici è: dateci dati disaggregati per genere. Questo è il primo elemento estremamente importante. Io faccio anche parte della redazione di un magazine che si chiama In Genere, che è accessibile online gratuitamente e che fa questo sforzo di leggere gli elementi di politica, di cambiamento anche da una prospettiva di genere. Cioè, quando analizziamo un fenomeno, no? Ci chiediamo se ha lo stesso impatto su uomini e donne, raccogliamo dati in questa direzione, perché il comportamento sociale di uomini e donne è talmente differenziato su una serie di elementi che costituiscono il genere, che sono funzione, diciamo, di una serie di requisiti e aspettative sociali, che rischiamo di analizzare un fenomeno, presentare i risultati come neutri, ma in realtà non sono neutri, sono semplicemente dati che non tengono conto delle differenze di genere. Quindi i dati sono importanti. È importante che i dati contengano per quanto possibile anche una differenziazione di genere, e qui sicuramente ci serve un aiuto di competenze tecniche per capirlo. Secondo me è molto importante anche che nel bagaglio minimo dei cittadini e delle cittadine ci sia una capacità di lettura dei dati, perché altrimenti la sensazione è che i dati possono, diciamo, farci credere qualsiasi cosa se noi minimamente non siamo in grado di capire, di contestualizzarli e di sapere da dove vengono. E credo che nella pandemia ce ne stiamo accorgendo, no? Di come alcuni elementi che sembrerebbero ovvi vengono stravolti da una mancanza di competenze minime di base di lettura. Io
ho un background di laureata in scienze politiche, ho fatto i miei due esami di statistica con grande fatica, però ecco, insomma, sono arrivata a farmi delle domande. Quando si vedono dei numeri, no, cercare di capire da dove vengono e cosa ci vogliono dire, perché i numeri sono molto potenti, li cerchiamo perché abbiamo bisogno di conforto, ma al contempo abbiamo bisogno di capire da dove vengono. In questi numeri spesso le donne non ci sono. È uscito un libro molto bello che si chiama Invisibili, di Caroline Criado Perez, che sta avendo un successo mondiale, e il libro contiene tutta una serie di situazioni in cui l'invisibilità delle donne, cioè il fatto che non vengano raccolti dati sull'impatto di determinati fenomeni sulle donne, determina la presa di decisioni che poi hanno un impatto molto forte. Un esempio banale: quando sono stati fatti i primi test sugli airbag, non sono state prese in considerazione le conseguenze che poteva avere l'apertura di un airbag su una donna incinta. E quindi l'apertura dell'airbag è sicuramente un salvavita, ma se te sei incinta, ti si apre l'airbag, muore il feto e rischi di morire anche te, no? È ovvio che poi sono stati fatti, no, una serie di... Però è come dire, non prendo in considerazione la totalità del fenomeno, non raccolgo dati e quindi assumo decisioni in assenza di informazione. Rimango ancora con te, perché così entriamo nel vivo concettualmente proprio del dato, che è un po' quello che ci deve aiutare oggi a capire quello che dicevamo in apertura. Il volto umano del dato non è solo una questione di genere, oggi diventa importantissimo perché siamo nell'era delle tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'internet of things, l'analisi di grandi mole di dati, dei big data, diciamo forse per una mancanza di attenzione iniziale anche su questi temi, oggi ci stanno mostrando a volte un po' di incoerenza e a volte delle mancanze legate anche a dei pregiudizi non necessariamente volontari, anche involontari nei set di dati, che quindi ci restituiscono degli scenari. Pensiamo per esempio nell'economia, quindi gli economisti che devono appunto aiutarci a capire quali sono gli scenari evolutivi, possono contenere quel pregiudizio che non consente di avere invece una visione chiara. Poi giustamente, come dicevi tu, a voler violentare a lungo i dati prima o poi ti dicono quello che vuoi, però rimanendo sulla scienza e sulla statistica e cercando appunto di coniugare l'aspetto tecnico con quello umano, come risolvere queste criticità e che cosa vuol dire avere il pregiudizio nei dataset? Allora, uno dei meccanismi con cui funziona l'intelligenza artificiale, che è quella dell'apprendimento dai dati, determina il fatto che se i dati che io sul quale la macchina impara sono dati che contengono anche dei pregiudizi, anche inconsci, ovviamente la macchina imparerà in quel modo, no? Cioè, se io metto che, per esempio, quando faccio una selezione del personale, inserisco che i 100 migliori profili di ingegneri sono tutti uomini, la macchina imparerà che se cerco un ingegnere, cerco una persona che sia un uomo, perché una delle caratteristiche d'eccellenza è quella di essere un uomo. Allora, siccome rispetto a questo ormai c'è una certa, diciamo, dimestichezza, ci sono dei tentativi di così fare un check sui dati e verificare. Un altro grosso problema si è verificato per esempio anche con i sistemi di riconoscimento facciale in uso nei dipartimenti di polizia americani, no? Dove la maggior parte dei criminali erano persone nere, con caratteristiche somatiche nere, quindi è molto più probabile che nel momento in cui avviene un crimine venga cercata una persona nera, perché il dato dice nero uguale criminale. E questi sono degli elementi che poi condizionano fortemente la vita, no? Allora è importante che quando si fa un'analisi di questo tipo si faccia anche un controcheck di dire: ma siamo certi, no, che questo dato non sia un dato che contiene anche questo elemento. Poi è chiaro che è importante, io mi occupo anche di diversity and inclusion, è chiaro che questo avviene più facilmente se laddove si progetta, si disegna un progetto di ricerca, c'è un gruppo che ha un'alta diversità, no? Cioè se i rappresentanti di una serie di gruppi, se ci sono più donne, nel senso che sono persone che portano una prospettiva diversa e possono aiutare a inserire un'ulteriore domanda. Poi è chiaro, si fa quello che si può fare, cioè ci piacerebbe avere dati su tutto, conoscere tutto, e spesso questo non è possibile, no?
Però tenere conto di alcuni correttivi, secondo me, è molto importante. Certo, beh, poi le risposte su tutto le chiediamo agli economisti, anzi al futuro scienziato sociale. Franco, vengo da te perché voglio riprendere un punto che avevi accennato, collegandomi proprio ai punti che ci ha mostrato Barbara. Tu hai parlato tanto di misurazione, quindi andando in realtà sul lato opposto del dato, il dato iniziale che non deve contenere il pregiudizio, quindi un lavoro accurato sui dati prima di fare qualunque tipo di analisi, e poi si arriva alla misurazione, all'analisi. Hai utilizzato prima un termine che mi è piaciuto molto, la capacità di capire e analizzare il progresso. Qualunque cosa voglia dire progresso, progresso tecnologico, progresso economico, progresso sociale, progresso umano, visto che parliamo del volto umano. Come si coniugano questi due poli, quello del dato che deve essere pulito, di qualità, non contenente pregiudizi, e la parte di analisi, anche rispetto a quello che dicevi, il fatto di aprire non solo le competenze tecniche questa capacità? Allora, devo dire che sia nell'intervento di Fabio che di Barbara si sono gettate un po' le premesse di dei prossimi passi da fare un po' per indirizzare questo tipo di misura. Scusate, mi sentite? Grazie, sì. Avevo un ritorno. Allora, per mia esperienza, avete già detto, il primo passo è quello appunto di operare su aree di analisi, e qui torniamo un po' anche all'argomento del Festival della Statistica con gli economisti, lavorando su dati dove appunto i pregiudizi, i biases comunque sono ancora molti, sono contenuti e quindi vanno depurati. E devo dire che i temi della sostenibilità, dell'innovazione sociale, del progresso, quindi quelli che si prestano più a questo nuovo tipo di misure, si basano su una serie di considerazioni. Allora, da un lato la sfida è ben avviata rispetto ad alcune dimensioni di analisi, tipo quella ambientale, grazie alla diffusione di standard condivisi. Dall'altro non si è raggiunto lo stesso livello di consapevolezza rispetto a misurazione delle ricadute sulla dimensione sociale, la misurazione degli impatti in termini di sostenibilità, competenze e così via. Faccio un esempio un po' per colmare quel gap che tu dicevi, dal dato pulito alla misura di aree difficili anche da misurare, e qui ovviamente è di stimolo, ma sono più bravi anche studenti, docenti che stanno assistendo a questo nostro talk. Io credo che noi dobbiamo iniziare proprio a trovare delle nuove forme di analisi su aree dove non esistono conclusioni oggettive, mancano dei dati puliti alla fonte, oppure esistono dei pregiudizi. Un esempio è quello della cosiddetta economia informale, e farò subito un esempio chiarificatore. Oggi noi, gli stati europei hanno investimenti legati ai piani di recovery e resilienza. Questi impattano il 60-70% delle cosiddette economie informali, le aree di sottosviluppo, le aree agricole che hanno problemi di tipo infrastrutturale, aree dove appunto non solo non arriva il 5G, ma proprio c'è mancanza di comunicazione. Ecco, noi dobbiamo iniziare un po' a influenzare le decisioni con un dato completo e con dei metodi di analisi freschi, moderni, ancorché iniziali, proprio per indirizzare correttamente queste prime aree di analisi. Termino con una seconda considerazione. Non si può non osservare che uno dei soggetti fortemente impattati da queste valutazioni e analisi sia la pubblica amministrazione. E sebbene esistano metodi di analisi applicabili, va tenuto conto di quanto sia cruciale e urgente nelle politiche pubbliche gli aspetti di inclusività che avete già citato, però anche gli aspetti di rilevanza e urgenza. Ebbene, noi dobbiamo fare in modo che l'analisi del dato non sia considerato solamente come legato a risultati economici, prodotti, servizi, atteggiamenti che un'organizzazione produce, uno Stato in particolare, ma soprattutto nella valutazione di come questa organizzazione li sta producendo, come li aggrega e come li propone ai propri dipendenti e ai propri cittadini. Ecco, io credo che, in conclusione,
I metodi e le tecnologie e gli strumenti di analisi ci sono, ma l'analisi degli ambiti di applicazione, nonché i livelli di urgenza, di rilevanza e di sostenibilità vanno assolutamente inseriti in questi ambienti di analisi. Abbiamo di fronte a noi, davanti a voi, io li vedo, li intuisco, le future generazioni. Ecco, il mio invito è proprio introducente questi tre livelli, poi ne scoprirete cinque ulteriori, sarete più bravi, però in questi aspetti di analisi per arrivare a delle misure di progresso. Come misurare il progresso, l'avanzamento, soprattutto nella vita economica, nella vita finanziaria, nella vita industriale, ma soprattutto nella vita sociale dei paesi. Grazie, grazie Franco. Fabio, vengo da te perché provando un po' a tirare le somme aggiungiamo un tassellino ulteriore. Il dato come... diciamo pilastro portante per creare valore e per ridefinire, ridisegnare l'economia e il mondo nuovo. Nell'attuale contesto, diciamo a livello di fenomeno macro globalizzato, a livello di fenomeno più micro caratterizzato indubbiamente da nuovi modelli organizzativi, nuove modalità di lavoro, anche di studio, lo hai citato, a distanza, quali sono le direttrici per fare in modo che ci sia, quello che diceva poco fa Franco, che ci sia questa coniugazione tra il mondo tecnico e il mondo invece più umano, all'interno poi di questi, io li chiamerei quasi organismi viventi, perché parlare di organizzazioni che siano politiche, che siano economiche o che siano aziendali, abbiamo capito che sono in costante cambiamento. Quindi all'interno di questi organismi viventi come ci si deve muovere? Oh, c'è un problema, io parto sempre dalla parola problema, infatti mi odiano per questo. La situazione è in realtà identica da anni e la risposta è sempre la stessa, ma solo oggi si inizia a mettere in atto. Ma perché si inizia a mettere in atto? Perché le aziende stanno soffrendo e in un momento di sofferenza hanno iniziato a capire che devono saper leggere i dati, devono dare l'analisi dei dati alle scelte aziendali e non devono avvenire di pancia. Questo è una cosa che sappiamo da tanto, ma oggi si è così con l'acqua alla gola che si è costretti a farlo. E se non lo fai, muori. E si dice tanto, si parla tanto di innovazione, però poi quando innovi, che cosa fai? Abbiamo visto aziende che hanno solamente innovato nei macchinari, ma non hanno innovato nel metodo, non hanno innovato nell'analisi, nel recuperare quei dati per poter offrire al cliente non quello che l'azienda vuole, ma quello che il cliente vuole. Oggi si parla tanto di processi iterativi, si è parlato di design thinking. Ok, quando parliamo di queste metodologie, parliamo di un cambiamento radicale nel metodo di lavoro e di scelte aziendali. Quindi nel momento in cui noi iniziamo ad analizzare i dati, ma in modo rapido e costante, e andiamo a fare dei test continuativi, abbiamo la possibilità di costruire un prodotto su misura del nostro consumatore. E questo ci permette di crescere a livello globale anche. Quindi qual è la soluzione? Dobbiamo avere al nostro interno persone preparate nel saper leggere dati. Abbiamo bisogno di tecnici in grado di creare le infrastrutture per fare tutto questo. Abbiamo bisogno di manager in grado di avere una visione innovativa a 360 gradi. Perché quando si parla di moda, fashion, agricoltura e qualunque altro settore, oramai sono un tutt'uno. Perché tra di loro hanno un unico comune denominatore, l'innovazione. Quindi
Io tranquillamente oggi Facebook ha fatto uscire i suoi occhiali, vediamo che il fintech entra all'interno dell'agricoltura, ci rendiamo conto che se non abbiamo una visione a 360 gradi non possiamo gestire e far crescere un'azienda o un ecosistema paese? Se ho risposto alla tua domanda. La punto di domanda la lasciamo ai politici, visto che in questi panel ci sono anche loro. Alessandro, in questa visione che ci ha raccontato Fabio, poi credo si sia capito che noi siamo innamorati di questo cambiamento e dell'evoluzione in atto, ma ne comprendiamo anche le difficoltà, per cui ci affidiamo anche ai giovani come te, come far avvicinare tematiche che comunque sono complesse, il cercare l'abilità del dato che da un punto di vista tecnico deve essere pulito, costruito di qualità, non contenere pregiudizi, quindi implica delle competenze tecniche nell'ambito della ricerca e della data science, competenze tecniche nell'ambito dell'analisi, competenze tecniche nell'ambito nella comprensione degli scenari, dei futuri possibili per tracciare correttamente la rotta dell'innovazione, sembra tanto complesso, cioè l'impatto è un po' oh mamma, aiuto. Tu stai facendo un lavoro egregio, l'ho annunciato tra l'altro quando ho detto influencer sull'economia, i più giovani subito si sono visto gli occhi illuminati. Ci racconti la tua esperienza, visto che affideremo poi a voi questo cambiamento importante, come stai portando tematiche così complesse che indubbiamente richiedono anche delle soluzioni complesse, non si risolve tutto con lo schiocco di dita, alle nuove generazioni con le tecnologie più vicine a loro? Allora, innanzitutto per risponderti a questa domanda, secondo me bisogna partire dal capire qual è l'impatto che la tecnologia può avere sul capitale umano, quindi in che senso può essere complementare, come ad esempio nel mio caso in cui cerco di coniugare la mia attività di ricerca e di studio con un'attività di comunicazione, eccetera. Mentre altri tipi di innovazione possono essere sostitutivi per alcuni tipi di altre skills, insomma. Quindi mi ricollego tra un attimo a questo punto. Io cerco di semplificare l'economia cercando ovviamente di non banalizzarla, ma renderla accessibile anche a chi non è, diciamo, non è del settore, perché mi sono reso conto una volta finiti gli studi in economia che potevo essere capito, cioè potevo parlare del fatto che non basta stampare moneta per risolvere crisi, non si può garantire un reddito minimo a tutti senza che nessuno lavori o cose del genere, e vedevo che intorno a me riuscivano a capirmi solo ed esclusivamente gli studenti di economia, quindi ho capito che c'era un gap da colmare e quindi ho dovuto trovare un modo per portare i contenuti che solitamente studio e su cui faccio ricerca alla portata di tutti, quindi cercando un po' di trovare anche di rendere temi tecnici accessibili a tutti. Quindi personalmente è un'attività che mi piace fare, cioè mi diverte, mi rende anche abbastanza soddisfatto. Però mi ricollego un attimo al punto precedente, anche perché prima si è parlato molto di tecnologia, progresso, come misurare il progresso. In economia il progresso, secondo me, l'innovazione è un tema tanto affascinante quanto complicato, perché in particolare spesso nell'opinione pubblica si dice no, la tecnologia viene affrontata in modo del tutto superficiale, si dice no, la tecnologia ci ruba il lavoro, i robot ci ruberanno il lavoro, quindi non va bene. In realtà gli economisti sanno che è un tema molto complicato, rispondere a una domanda del genere bisogna solo dire dipende, come direbbe qualsiasi economista. Dipende perché in economia in particolare l'innovazione, non esiste una vera e propria definizione di innovazione. Alcuni economisti hanno provato a definirla, ad esempio Abramovic l'ha definita come una misura della nostra ignoranza, ovvero come se fosse una scatola nera che spiega tutto ciò che gli altri fattori della produzione non spiegano. Quindi è affascinante perché effettivamente è il capitale umano che crea innovazione, ma allo stesso tempo l'innovazione è un fattore della produzione residuale, non si calcola direttamente. Un altro fattore molto affascinante dell'innovazione è il concetto di istruzione creatrice, che è stato introdotto da Schumpeter, un famosissimo sociologo economista del passato, che afferma appunto che ogni innovazione intesa come un rinnovamento, un nuovo processo che cambia l'abitudine di produzione o di consumo dei produttori o dei consumatori, necessariamente distrugge una parte d'economia. Ed è qui il bello, perché
c'è una sorta di relazione controintuitiva tra capitale umano, il volto umano dell'innovazione, e innovazione, perché da un lato il capitale umano crea innovazione, c'è una correlazione positiva tra spese ricerca sviluppo, numero di ricercatori e innovazione, quindi crescita tecnologica, progresso e competitività dei paesi. Non è un caso che i paesi che spendono di più ricerca e sviluppo crescono maggiormente, hanno più imprese innovative, eccetera, eccetera. In Italia no, non siamo messi benissimo, ma no, non voglio parlare di questo. Quindi da un lato capitale umano crea innovazione, dall'altro l'innovazione distrugge l'economia, distrugge anche una parte di capitale umano, distrugge quelle skills che possono essere sostitute, che possono essere quei task ripetitivi. Infatti è noto in economia il concetto di skill bias technological change, ovvero che un impatto della tecnologia sulla produzione di un'impresa non è neutrale sul fattore lavoro, ovvero la tecnologia ha effetti distorsivi, asimmetrici sui lavoratori. Chi ha studiato di più, ha un maggior numero di skills, sia tecniche ma anche soprattutto di soft skills, troverà la tecnologia un fattore complementare. Questo gli farà aumentare la produttività e di conseguenza anche la propria retribuzione, il proprio ritorno dal capitale lavoro. Chi invece fa un lavoro, come ad esempio pensiamo al caso degli ATM in banca, che hanno preso, diciamo, da un momento all'altro hanno preso il posto, hanno ridotto significativamente il numero di persone agli sportelli, di addetti allo sportello, quel personale è in qualche modo è stato ridotto drasticamente in un brevissimo periodo, quindi una parte d'economia è stata distrutta. Questo perciò comporta una polarizzazione nella distribuzione del reddito da lavoro dipendente, che quindi è compito degli economisti cercare di trovare il giusto compromesso, quindi del giusto trade-off tra l'effetto displacement, come si dice in termini tecnici, ovvero il fatto che l'innovazione possa portare una riduzione del personale per quei task che sono sostituti, mentre dall'altro lato può portare una polarizzazione, quindi un aumento del reddito per chi invece ha skill maggiori. E qui mi ricollego all'ultimo punto che il fatto che questo può essere risolto, se vogliamo, in realtà i policy maker dovrebbero trovare una soluzione sostenibile, perché l'innovazione, bloccare l'innovazione non è una soluzione, quindi bisogna trovare il modo per conviverci. Dal lato della domanda, secondo me in Italia siamo ancora molto indietro, perché, come diceva anche Fabio prima, esiste il cosiddetto skill mismatch, ovvero la differenza tra ciò che gli studenti possono offrire, i nuovi giovani possono offrire alle imprese, e ciò che le imprese invece cercano. In Italia siamo il terzo paese, secondo un report di Bocconi e JP Morgan, siamo al terzo posto nel mondo per il disallineamento più grande tra queste competenze. Perciò da un lato è importante che gli studenti si dedicano a studiare ciò che è importante e può essere produttivo, anche perché sappiamo che con le nuove tecnologie cambieranno i tipi di lavori richiesti nei prossimi decenni, alcuni lavori ancora non esistono per esempio. Dall'altro invece gli economisti devono essere in grado di distribuire al meglio, e qui mi ricollego al modo in cui è importante capire come vengono recepiti determinati cambiamenti, distribuire al meglio gli effetti dell'innovazione sul capitale umano, perché appunto questo può comportare, soprattutto nel breve periodo, un aumento delle diseguaglianze, quindi è importante che gli economisti sappiano comunicare, far capire che è un tema complesso, quindi la complessità deve essere analizzata, gestita e soprattutto condivisa. In qualche modo bisogna diminuire al minimo gli effetti distorsivi appunto di questi cambiamenti che non possiamo bloccare, ma con cui dobbiamo ovviamente convivere per sempre. Tra l'altro seguitelo su Instagram, esatto, perché ci aiuta veramente tanto a capire i fenomeni e anche come interpretarli. Ultimissimo giro velocissimo, abbiamo un pubblico molto giovane con noi anche oggi, quindi cosa, anche capitalizzando le esperienze che avete fatto, nel tuo caso più legate a quello che farai, quindi ti ho introdotto come futuro economista, ma mi piace assolutamente scienziato sociale, per esatto, cui partiamo da Franco, cosa suggerisci ai futuri manager, politici, leader, innovatori di domani, ai quali diamo tutte le nostre speranze? Ma io direi: non creiamo sensazioni sui dati, non gonfiamo, non semplifichiamo, soprattutto laddove i dati riguardano la vita delle persone e il progresso della vita sociale. Fabio. Sui dati io dico di
veramente cercare di adattarli alla loro vita comune, cioè di tutti i giorni, perché l'esperienza è quella che vi permetterà di leggerli. Dall'altra parte dico, ragazzi, andate a farvi un periodo all'estero da qualche parte, perché anche per un anno, perché l'esperienza prima è la base per l'analisi del vostro futuro. Prima o poi potremo tornare a farlo. Barbara? Ma sicuramente acquisire tutte le capacità per leggere i dati e mettere insieme una capacità di analisi quantitativa con anche un interesse qualitativo, cioè cercare qualche storia che dia colore e spessore umano ai dati e cercare di mettersi, di acquisire punti di vista diversi dal proprio. E per fare questo io personalmente leggo tantissimo, quindi è economico, facile, si può fare in pandemia, si può cominciare a leggere e poi viaggiare. Alessandro. Io dico solo una cosa, probabilmente la nostra generazione, parlo diciamo alla mia, che è un po' diversa da quella precedente per tante ragioni di insicurezza. Puoi dirlo esatto. Dalla okay, vostra, no, puoi vabbè, dirlo. Sì, per tante ragioni di insicurezza, incertezza sul futuro, eccetera. L'unica certezza che abbiamo è che non dovremmo, secondo me, mai fermarci di studiare e imparare. Il cosiddetto lifelong learning, noi lo dovremmo vivere per sempre, perché se la generazione precedente ha vissuto uno stile di vita del tipo comincio un lavoro, studio fino all'università, comincio un lavoro e lo faccio per il resto della mia vita, probabilmente a noi non sarà così, dovremmo cambiare una decina probabilmente di lavori nella nostra vita, anche che non avranno nulla a che fare tra loro stessi. Perciò dobbiamo trovare il modo di capire quali sono le skills sulle quali allenarci e continuare a studiare sempre. Quindi non fermiamoci, diciamo che okay, prendiamo una laurea e basta, assolutamente no. Continuiamo e dobbiamo tenerci sempre aggiornati, anche perché se no la tecnologia ci può sostituire e noi dobbiamo cercare di sfruttarla in modo complementare e non sostitutivo. Dimmi Fabio. Oh, voglio aggiungere una cosa a questo, e studiate anche facendo. Mettendo le mani in pasta direttamente, non solamente leggendo, perché la differenza oggi è che ci vuole anche la pratica. Io aggiungo in chiusura, ringraziandovi intanto, non abbiate paura, perché tanto l'incertezza e il cambiamento faranno sempre più parte di noi, ma un po' come ci ha raccontato Alessandro, sarà bellissimo poter cambiare di volta in volta e fare cose nuove, quindi non abbiate paura. Grazie veramente a tutti. Grazie. Grazie.